Cari amiche, cari amici di Trieste Caffè, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento in diretta. Siamo in compagnia di Dejan Tic di Italia Viva. Ciao Dejan. Buongiorno Luca, grazie dell'invito e buongiorno anche a tutti i telespettatori di Trieste Caffè. Tanti argomenti quest'oggi, sei uno degli esponenti più giovani di Italia Viva, qua a Trieste, giovanissimo, un giovane in erba, e quest'oggi iniziano le scuole, anzi sono iniziate 2 ore fa le scuole. Vogliamo dare un incoraggiamento a tutti gli studenti? Ecco, con anche l'applauso che sentiamo in sottofondo, che qua c'è un matrimonio. No, e venendo qui è veramente, ho avuto il piacere di vedere anche i ragazzi vicino alle varie sedi delle scuole. È veramente finalmente piacevole vedere i ragazzi che tornano a formarsi negli spazi delle scuole. E anche perché, ricordiamoci, a me, l'ho già detto in diverse situazioni, a me ha fatto male il cuore vedere che dopo 3 mesi, 2 mesi di lockdown netto e 3 mesi di chiusura della scuola, alla fine a giugno si è detto, bene, i ragazzi adesso vanno in vacanza. E quindi i ragazzi, da stare chiusi in casa, sono andati a bazzicare per città. Adesso finalmente si riprende a tornare sui banchi di scuola, e anche il Premier Conte ieri ha lanciato un bel messaggio. Beh, diciamo, c'è però parecchia preoccupazione rispetto a quest'anno scolastico che rischia di essere pieno di insidie. Lo stesso governo ha detto che i problemi non mancheranno, i contagi non mancheranno e anche le quarantene per gli studenti comunque saranno inevitabili. Riguarda tutta Europa questo tema e credo che l'Italia debba cercare di allinearsi a livello europeo per evitare di rimanere di nuovo indietro. Ricordiamo che la Francia, in un momento drammatico a maggio, è riuscita a riaprire le scuole. La Germania ha riaperto le scuole, come sua tradizione, già a metà agosto. L'Italia adesso deve allinearsi a livello europeo anche come tempistiche e come richieste delle quarantena. È chiaro che Emmanuel Macron ha detto che la quarantena si ridurrà in Francia a 7 giorni, l'OMS ha sollevato delle perplessità a riguardo, l'Italia deve decidere. L'Italia sembra che sia una via intermedia, una decina di giorni potrebbe essere, la riduzione da 14 a 10 giorni, questo sembra, no, un po' l'idea del governo. L'importante è che si chiarisca un fatto: quando un ragazzo viene trovato positivo o manifesta i sintomi a scuola in una classe, come si deve comportare la classe, visto che i ragazzi sono venuti in contatto con lui, e come si deve comportare l'istituto, e come si bisogna gestire i vari contatti che il ragazzo ha avuto nella scuola, perché diciamo che sarà inevitabile cercare di evitare una di nuovo ritorno dei ragazzi a casa solo per singoli casi. Il ministro Speranza ieri ha dichiarato che tra 6 mesi sarà tutto finito, diceva, potremmo tornare alla normalità, secondo lui. Cioè, l'importante è passare indenni, passare, diciamo, in questa, così, l'inverno, e dalla primavera in poi la situazione, se sarà nettamente migliore, potremo tornare alla normalità. Sei ottimista rispetto a che tra 6 mesi torneremo a normalità o no? Ma se ci affidiamo alle parole dell'OMS, che ha detto che prima di primavera 2021 non ci sarà il vaccino, io ho dei dubbi. 6 mesi, sì, quindi primavera. Sei mesi, esatto, sì, però esatto, quindi diciamo che oggi, adesso siamo a settembre, quindi può essere che da primavera 2021 inizieranno i vaccini. Però dobbiamo renderci conto che adesso stiamo per attraversare la fase più importante, in cui anche singoli raffreddori, che sono i classici raffreddori, insomma, annuali di stagione, potranno essere visti con terrore, potenzialmente come annuncio di coronavirus. Quindi anche qui bisogna fare attenzione per evitare poi una fobia di massa. Anche. Sì, ecco, perché rischia di venire, tornare indietro, un po' come è successo già marzo-aprile, no? Però, diciamo, andando un passo così indietro rispetto ad aprile, a primavera 2021, di cui avremo tutto il modo di parlare, domenica e lunedì, il 20 e 21, si vota per il referendum, un appuntamento elettorale importante, si vota per la riduzione dei parlamentari, c'è un certo dibattere su questo, anche se non una grande attenzione mediatica, perché ovviamente, insomma, l'attenzione ora si sposta su altre questioni, no? Si vota anche le regionali, ma anche questo, insomma, l'appuntamento che, a parte dei lavori, non mi sembra che stia scuotendo grande interesse rispetto alla questione del coronavirus, anche dal punto di vista dei commenti. Però si vota, ricordiamo, un referendum costituzionale, per cui non c'è lo sbarramento, il quorum. Il quorum, per cui effettivamente quanti vanno a votare decideranno. E su questo Dejan ovviamente ha una posizione ben chiara, personale. Sì, io ho deciso, diciamo, ero indeciso se fare una dichiarazione di mio intento di voto. Specifico una cosa importante: Italia Viva, come ha detto Matteo Renzi, come hanno detto gli esponenti nazionali, lascia libertà di voto, e questo è molto importante, perché noi riteniamo che è una riforma che non, indipendentemente dall'esito, non stravolgerà il paese, però è una riforma che purtroppo, per come è fatta, semplicemente riduce il numero dei parlamentari. Diciamolo per chi ci segue: da 630 a
400 è previsto per la Camera dei Deputati e da 315 a 200. Ma basta. Cioè, questa riforma modifica solo il numero di parlamentari, nessuna funzione, nessun processo, nessun regolamento, nulla. Quindi, semplicemente, riduce il numero di parlamentari. Noi di Italia Viva sappiamo quali erano le battaglie da fare e le abbiamo fatte fino a che abbiamo potuto. Nel 2016 quello era un referendum organico sulla Costituzione e sui regolamenti e sui procedimenti delle varie Camere. In questo modo si riduce solo il numero dei parlamentari, adesso magari ne andiamo a parlare, e mi sorprende che i 5 Stelle, che sono quelli che sono partiti proprio con l'idea di aumentare, no, la rappresentatività e la partecipazione pubblica alle scelte politiche, poi sono quelli che propongono semplicemente una mera riduzione del numero di parlamentari, che sono coloro che ci rappresentano nelle istituzioni. Questo davvero non l'ho capito, e quindi su questo punto io mi sento di espormi e di dire: io voterò no. Italia Viva lascia libertà di voto, ma io come persona, quindi non come esponente politico, ma adesso come persona singola, voto no e invito a votare no per questa riforma. Ecco, andiamo nello specifico. Perché votare no? Allora. E perché non votare sì? Come ho già detto all'inizio, dobbiamo essere anche onesti con noi stessi. Non ci sarà nessun stravolgimento dopo il 20-21 settembre, quindi non è che l'Italia cambierà, anzi è proprio questo il problema. L'Italia non cambierà dopo il 20 e il 21 settembre. I 5 Stelle e il PD, anche il segretario Zingaretti ha fatto una dichiarazione ieri alla fine della festa dell'Unità, ha detto che questo è il primo passo di una serie di riforme, ma il problema è che se noi facciamo le riforme a singhiozzo, visti i tempi della politica da una parte e gli equilibri della maggioranza dall'altra, rischiano di diventare singole battaglie che poi rimangono monche e che quindi rischiano di danneggiare la democrazia. Io credo che in questo momento l'Italia abbia bisogno di ripensare di nuovo, l'abbiamo già fatto nel 2016, ma è necessario riporre il tema, perché adesso si sta riponendo il tema del superamento del bicameralismo, ma in questo modo riducendo la rappresentanza e quindi aumentando, diciamo, il potere di poche persone, di un minor numero di persone all'interno del Parlamento, si rischia invece di creare quelle situazioni di clientelismo, di dinamiche di pressione, di gruppi di potere, che secondo me possono fare male. Anche in questa regione, Luca, ricordiamoci, il Friuli Venezia Giulia verrà penalizzato anche lui, mi sembra, se non ricordo male, da 13 a 8 deputati e da 8 a 4 senatori. Questo è il passaggio. Vogliamo veramente, a fronte anche della minoranza, insomma, slovena che abbiamo qui, Tatiana Rojc ne è un esempio del Partito Democratico che ci rappresenta come regione, vogliamo veramente anche ridurre questa rappresentanza nel Parlamento? Lascio anche ai telespettatori la risposta. Secondo te coloro i quali sono favorevoli al sì non stanno magari facendo una campagna elettorale puntando più sulla faccia, invece magari quelli per il no puntano più sulla testa, però ovviamente gli slogan che puntano alla faccia hanno un effetto maggiore, no, rispetto a quelli sulla testa, in cui appunto ci vuole una maggiore riflessione critica, no, rispetto al pensiero. Tu tocchi un punto fondamentale, perché una cosa su cui riflettevo proprio in questi giorni è: il Parlamento sta già attraversando un momento difficile in generale della sua storia, non ha bisogno di ulteriori delegittimazioni, diciamolo. Un conto è dire il Parlamento cambierà funzioni, o si trasformerà o diventerà monocamerale. Un conto è dire: ragazzi, i parlamentari sono troppi, bisogna ridurli perché così il Parlamento sarà più efficiente. No, perché diciamolo, io lo dico qua con forza, il Parlamento non ha bisogno di ulteriori delegittimazioni. E non saranno i 5 Stelle a farlo, a dirlo, perché loro che sono fautori, purtroppo è da dire, su questo si chiude un cerchio, loro all'inizio sono partiti con apriamo il Parlamento come una scatoletta, non serve il Parlamento, democrazia diretta. Non funziona così in un paese da 60 milioni di abitanti, la democrazia diretta non funziona, è ancora necessario, anzi ancora più forte, un potere di rappresentanza, ma non un minore potere di rappresentanza. Quali saranno le conseguenze, secondo te, nel qual caso vinca il sì? Cioè, soprattutto in previsione delle prossime elezioni politiche, che se non dovesse cadere il governo dovrebbe essere il 2023, se non sbaglio. Alla scuola di formazione con Marco Di Maio, che è un deputato, abbiamo... Che non è parente di Luigi, no? Che non è parente di Luigi Di Maio, no, è quello bravo, no, adesso, a parte gli scherzi, no, è molto in gamba Marco. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp in cui ci stiamo coordinando anche per discutere sulla legge elettorale, per dare idee sulla legge elettorale. Perché? Perché nel momento in cui passerà il sì, ma anche Zingaretti l'ha detto, d'altronde non si può nascondere dietro un dito, sarà necessario mettere mano alla legge elettorale. Come Italia Viva noi siamo ovviamente favorevoli a un maggioritario, come lo eravamo 3 anni fa, come lo siamo stati sempre. Ma il fatto è questo, che di fronte a appunto questa situazione di riduzione del numero dei parlamentari, sarà anche necessario capire come
come poi tutelare anche le minoranze, che ricordiamo in Costituzione è stabilito che è necessario garantire anche una rappresentanza delle varie minoranze che sono sparse nel nostro territorio, dalle minoranze francesi Valle d'Aosta, dalla minoranza tedesca, dalla minoranza slovena. Quindi su questo è fondamentale. La legge elettorale sarà cruciale per evitare che solo partiti dal 20% in su si prendano i seggi sui territori. Perché un sistema, e lo dico qui, un sistema all'inglese comunque, in cui c'è una, diciamo, c'è il, appunto, il passaggio, diciamo, chi prende la percentuale in più vince, quello è un sistema che però non funziona, perché lì, anche lì c'è il rischio poi della deformazione, del fatto che tutta la componente del Parlamento rappresenti solo una parte, quindi è necessario mediare. Beh, ma diciamo alla fine, per risolvere questa questione, no? Ovviamente stornando la questione poi del fatto di riuscire poi a creare un governo che rimanga stabilmente in carica 5 anni, per risolvere la cosa della rappresentanza uno può dire, beh, torniamo a prima Repubblica e facciamo un proporzionale già sbarramento, così anche si beccano 0,2% a qualche seggio. Ma allora, chiariamoci, io posso essere d'accordo con questa linea, cioè nel momento in cui c'è un minor numero di deputati, di senatori, bisogna garantire che anche le componenti più piccole abbiano una rappresentanza. Però ricordiamoci qual è il problema dell'Italia. Il problema dell'Italia è la governabilità e la credibilità del governo. Il governo non riesce a stare in piedi più di 2 anni in media. Questo, in un maggioritario, può risolvere il problema. Un proporzionale in cui ci sono degli accordi poi di palazzo, quindi i cittadini non votano il Presidente del Consiglio, ma votano un gruppo parlamentare, un partito politico che poi può magari cambiare alleanza, l'abbiamo visto con i 5 Stelle. Io penso che nel 2018 un elettore di 5 Stelle non ha votato i 5 Stelle perché aveva in previsione di fare un governo con la Lega o con il PD. Eppure così è successo. Intendiamoci, un maggioritario vuole portare il governo a essere più forte per 5 anni. Un proporzionale crea le grandi coalizioni, ma che sappiamo che anche nella Seconda Repubblica, quando si cercava di spingere per quel sistema, ma alla fine il sistema bipolare era semplicemente due grandi coalizioni che si rompevano poco dopo le elezioni, non ha funzionato. Diciamo che la questione rappresentanza con governabilità è una questione, no? Sempre esatto. Centrale, no? In qualsiasi sistema elettorale, perché ovviamente è sempre difficile creare un sistema elettorale che garantisca entrambe, perché solitamente si punta sempre a uno piuttosto che all'altro. Infatti per questo anche, e questa è una mia idea, quindi ovviamente non parlo a nome delle partite, adesso mi esprimo una mia idea personale, bisognerà decidere se a quel punto si decide che il governo centrale deve essere più stabile. La rappresentanza delle minoranze dovrà andare alle regioni, cioè ci sarà un passaggio, diciamo che le regioni si occuperanno di garantire, diciamo, i diritti delle minoranze, magari rivedere anche la conferenza delle regioni, in cui potrebbe diventare un organo finalmente istituzionalizzato per garantire che poi quelle istanze delle minoranze vadano a discussione anche tra le altre regioni, se ci sono anche degli accordi da fare per infrastrutture interregionali, mi immagino. Però qua c'è una scelta, Luca, tu tocchi un punto fondamentale. Governabilità e rappresentanza sono due aghi della due aghi della bilancia, diciamo. La bilancia deve essere equilibrata in questo modo, ma non è semplice, perché uno può, diciamo, costare con l'altro. Ma è qui che la politica deve esprimersi. Vogliamo avere un governo forte, appunto, forte per 5 anni, dobbiamo rivedere anche le rappresentanze all'interno del Parlamento. Secondo te, dal punto di vista della politica nazionale, no? Quindi della stabilità del governo, della tenuta del governo, cosa potrebbe cambiare le sorti tra il sì e il no? Cioè, il referendum potrebbe avere una conseguenza sulla tenuta del governo, quindi anche su magari il potenziamento dello stesso, su un eventuale rimpasto, o più che altro saranno le elezioni regionali ad avere un impatto più incisivo su questo? Ma io credo che in realtà, secondo me, il governo non vorrà farsi influenzare da ciò che succede. Da un lato io posso essere anche d'accordo, nel senso che il referendum è una proposta di una parte politica del governo, poi il PD ha dato l'ok, ma attenzione, il PD ha grandi contraddizioni interne, lo dico qui, c'è anche una discussione interna, ma io non parlo adesso delle questioni interne del PD, io sono uscito dal PD, quindi non mi permetto. Però questo è il fatto, secondo me la battaglia è vista un po' come la battaglia di una parte della maggioranza. Il governo quindi andrà avanti, secondo me deve andare avanti. Sull'impasto di governo parleranno i due interlocutori maggiori, PD e 5 Stelle, dopo decideranno in base a come riterranno opportuno, ma Italia Viva sarà sempre disponibile per il dialogo e per andare avanti a fare le riforme che servono.
Per concludere, una battuta sulle elezioni regionali, programma domenica. Allora, io credo che ci siano due... Ecco, abbiamo Danilo Sloka, che fa il furbetto. Ha fatto la B. Che abbiamo lui dopo. Beh, almeno mobilità sostenibile, appunto. Quindi. No, io credo che due regioni abbiano un esito chiaro. Il Veneto, purtroppo, nel senso che Zaia... Solo due, secondo te? Secondo me due certe, cioè il Veneto, Zaia e la Campania, De Luca. Sono contento per De Luca perché lo considero un governatore che anche a livello della comunicazione è sempre stato efficace. Poi ognuno di noi può dire, no, anche può giudicare il modo in cui lui si esprime, ma secondo me è molto incisivo ed è giusto che venga riconfermato in Campania. È stato uno anche di quelli che ha tenuto l'asticella dell'allerta sempre alta, quindi onore e merito a De Luca. E poi io credo che ci siano delle regioni in bilico, la Puglia, in cui noi come Italia Viva e come il gruppo insomma che sostiene, in cui siete stati già accusati di magari di essere responsabili di una probabile vittoria del centro-destra, proprio perché la percentuale di Scalfarotto potrebbe essere quella che mancherà a Emiliano poi per confermarsi. Allora, quindi, Luca, dobbiamo però dirci una cosa: se noi rincorriamo sempre il voto utile, saremo sempre a rincorrere i compromessi, ma i compromessi si possono fare se sono tollerabili. Puglia non abbiamo ritenuto che il compromesso era tollerabile, cioè Emiliano non poteva essere riconfermato. Emiliano, che ricordo, doveva essere allontanato dal PD già qualche anno fa. Quindi veramente io non capisco, evidentemente il PD ha scelto di appoggiarsi comunque su un candidato che ha comunque una rete sul territorio, quindi scelta del PD, ma noi non abbiamo paura di dire sfidiamo anche Emiliano, poi magari perderemo, ma lo sfidiamo e soprattutto proponiamo un'alternativa. E la stessa cosa in Liguria e in Veneto. E poi c'è anche regioni, sembra comunque anche Totti che sta andando verso una vittoria piuttosto agevole in Liguria. In Liguria, anche per via magari di un candidato non così forte, e anche di lotte interne sembra in Liguria, e così come anche nelle altre regioni. E la Toscana anche, io Toscana. Beh, ovviamente Eugenio Gianni, insomma, per la Toscana noi facciamo il grande tifo per lui, però è chiaro che anche lì la situazione è in bilico, ma noi stiamo lottando insomma veramente nella regione. Deia, noi ti ringraziamo molto, ti ringraziamo prestissimo per una nuova chiacchierata, per cui oggi è stata una cosa molto tecnica, però giustamente sempre di questa, con una spiegazione anche in maniera molto semplice ma incisiva su quello che si va a votare, visto che effettivamente come parlavamo prima, quei pochi spiegano i veri contenuti, perché lo spot, no? E limita la legge prima due righe, non tutte le leggi, però uno basta che si parli 10 minuti e poi capirebbe tutto bene. Infatti io ringrazio voi per l'informazione che fate, è importante riuscire ad arrivare anche ai giovani, perché abbiamo visto che abbiamo fatto anche un sondaggio anche con il mio gruppo di cui faccio parte del blog della Politica del Popolo, e i giovani sono, diciamo, non tutti sono informati come si dovrebbe, quindi se questo può permettere ad alcuni ragazzi di entrare nel dibattito, e lancio un invito: informatevi, cercate, riguarda la Costituzione, è importante votare coscientemente e con consapevolezza, mi raccomando. Grazie Dejan, buona continuazione e buona settimana. Grazie a voi e un saluto a tutti.